Questa mattina, presso l'auditorium del padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata, è stato firmato il protocollo d'intesa tra l'ASL e la Questura di Taranto per la collaborazione nel contrasto dell'abuso di fentanyl. Sono intervenuti il direttore generale dell'ASL, Gregorio Colacicco, e il questore di Taranto, Massimo Gambino. Sì, il fentanyl è un farmaco che serve ad alleviare il dolore in alcune patologie importanti, quali il cancro. Però, se utilizzato impropriamente, è una potentissima droga che può provocare la morte. Noi abbiamo le immagini, che comunque i dati che vengono dagli Stati Uniti, dove è già largamente utilizzato in maniera impropria, e i dati che ci riportano dagli States sono dati di morti improvvise, di giovani ridotti a dei veri e propri zombie, motivo per cui noi dobbiamo arginare questi fenomeni, dobbiamo prevenirli, e per fare questo oggi sottoscriviamo un protocollo d'intesa con la Questura, con il dottor Massimo Gambino, perché mai come in queste situazioni è importante la collaborazione interistituzionale. È un ulteriore protocollo che abbiamo realizzato d'intesa e d'accordo con l'ASL, che ringrazio in particolar modo il dottor Colacicco per la sua attenzione continua e costante, e anche la polizia è sempre attenta a quello che è il territorio. Ecco, innanzitutto il fenomeno è quello della diffusione di una sostanza che è un'emergenza negli Stati Uniti, ma che ancora da noi, diciamo, non lo è, e quindi sulle indicazioni ministeriali la ASL ha alta l'attenzione sulla diffusione proprio del fentanyl nel mercato nero fondamentalmente. Noi come Dipartimento Dipendenze Patologiche pensiamo di cercare, perché non si trova ciò che non si cerca, quindi di cercare nelle persone che hanno una dipendenza da sostanze che sono pazienti del nostro servizio, di cercare anche questa sostanza nella routine del monitoraggio del tossicologico che le persone fanno presso di noi.